Ciao a tutti ragazzi, e oggi si va a fare la tappa numero 9 del tour con la Bora. Vi dico solo, arrivo alla Puy de Dôme. Questo fa già capire che sarà molto molto dura come tappa. Più che dura come tappa, dura l'ultima salita, perché il resto della tappa non è che riserva tanti GPM, è sempre un po' mosso, quindi comunque troppo facile non è. Però ovviamente la parte più dura sarà l'ultima salita. Dobbiamo tentare di difendere la maglia gialla di Hindley, vediamo un po' se ci riusciamo. E in fuga non credo di piazzare nessuno, anche perché abbiamo mezza squadra infortunata. Non so se vi ricordate, al termine della tappa di ieri c'è caduto Jungels, Buchmann e Pulit. Tipo in questa tappa io avrei messo davanti uno come Jungels, per essere l'appoggio nell'ultima salita se la fuga non viene ripresa prima, però non credo che metteremo Jungels, ecco. Ed eccoci alla partenza. Ovviamente picco per Hindley a sfavore, mica può essere a favore in questa giornata. Parliamo un attimo della tappa di ieri, che ha visto vincitore Mats Pedersen, grandissima volata, l'ha lanciata anche abbastanza lunga, eppure ha resistito al ritorno di Philipsen, anche ieri straordinario Philipsen. Io, come vi avevo detto anche nella scorsa tappa, mi immaginavo un arrivo così con la volata, non pensavo tipo un Van der Poel che staccava tutti sull'ultimo GPM, perché era troppo facile per riuscire a staccarli, ecco. Da segnalare Simon, che purtroppo è caduto e ha perso qualche secondo, anche Landa deve essere stato coinvolto in quella caduta, o perlomeno ha tardato e ha perso anche lui qualche secondo. Da soprattutto sottolineare il fatto che purtroppo perdiamo Mark Cavendish, credo clavicola rotta, e un dispiacere, perché lui lo sapevamo, a parte che è l'ultimo tour. In ogni caso mi farebbe piacere che lo completasse, e in più doveva andare alla caccia del record di Merckx. Un vero peccato, lo perdiamo così. E per il resto nulla di più da segnalare, se non appunto un grandissimo è anche un grandissimo Van Aert, che purtroppo ha avuto di nuovo sfiga, la porta davanti gli ha lanciato una volata perfetta, peccato che negli ultimi metri gli è saltato un giro di catena, non lo so, però si è piantato e Van Aert ha avuto una volata compromessa, anzi è arrivato pure terzo, e bravissimo per arrivare terzo. Prima o poi la vincerà una tappa, penso. Prima o poi gli andrà bene una volta a Van Aert. Dai, ora concentriamoci qua. Andiamo a fare, stavo per dire, traguardo volante con Van Poppel, ma non ci sono punti perché davanti sono in 15. Allora andiamo solamente a fare la salita finale. Salita finale che nella realtà mi aspetto di nuovo Pogacar e Vingegaard da scannarsi, e poi quelli dietro la lotta per il podio. Andiamo alla salita finale. E siamo all'inizio della Puy de Dôme, raga. Mi aspetto poco, è da sta tappa con questo picco, mi aspetto poco. Credo che andremo in difesa, questo è poco ma sicuro. Non so se riusciremo a difendere la gialla, eh. Non lo so, ma ho paura che la risposta, a parte che la scopriamo fra poco, ma sia un clamorosissimo no, Ragazzi, ho paura che la risposta sia un bellissimo no. Allora, intanto vediamo, riportiamoci un po' più avanti. Vediamo qua cosa succede. Attacco di Carapaz. Marchiamo Pogacar. Attacco di Trentin. No. Si è solo staccato facendo il ritmo Trentin. Vediamo. Ora c'è Van Aert che fa il ritmo. Wout Van Aert. Carapaz che ha ripreso Asgreen, che era dalla fuga. Pogacar. Provo a seguirlo, dai. Voglio provare a seguirlo. Non so se ho fatto bene, ragazzi. Forse era meglio rimanere nel gruppo Vingegaard. Dai, ti prego, riportati sotto. Ok, ci siamo riportati sotto. Ora dobbiamo sperare in un rallentamento di Pogacar, che però, lo vedete, non avviene. Lasciamolo andare. Carapaz, ti prego. Ah, ci hanno raggiunti di nuovo Vingegaard e gli altri. Prendiamo subito il gel. No, il rosso. Gel blu. No, ragazzi. Ce le prendiamo di santa ragione.
ma che peccato, cavolo, la Puy de Dôme volevo far bene, che già nel Pro Team avevamo fatto male, per chi mi segue in live, quando l'avevamo fatta nella prima stagione che abbiamo fatto il tour, quindi non proprio la prima stagione a cui abbiamo partecipato al tour, fatta con Adam, e andò malissimo anche lì per colpa del picco, e più o meno, risuccede anche qua. Perderemo credo più di un minuto. Vabbè ragazzi, purtroppo è così, quando si ha il picco contro non ci si può fare nulla. Salviamoci ragazzi, proviamo a salvarci. Allora, 42 secondi, no, perdiamo un minuto e mezzo, ve lo dico, perdiamo un minuto e mezzo se non di più. Meno se perdessimo poco, poi la gialla, puoi avere speranze di riprendertela. Però se perdiamo già un minuto e mezzo, sarà molto difficile, non impossibile, ma sarà molto difficile. Un minuto e 0,2, no ragazzi, stiamo perdendo troppo. Chilometro finale, però siamo a 1,11, 1,12. Perderemo un minuto e mezzo. Perderemo un minuto e mezzo. 700 metri. 600. 500 metri. Pogacar sta tagliando il traguardo, mentre noi stiamo arrancando qua. 400, siamo anche nelle pendenze più dure e mi sto piantando ancora di più. 1 minuto e 42. 200 metri. Perdiamo 2 minuti da Pogacar. Perdiamo 2 minuti da Pogacar. Diamo un mini sprint per provare a recuperare un pochettino. Lancio pure il colpo di rene. Qua abbiamo perso tanto. Abbiamo perso 2 minuti, forse 2 minuti è qualcosa in più, se ci metti gli abboni sì, oltre 2 minuti. Vediamo in classifica. Allora, vince Pogacar davanti a Vingegaard di 13 secondi, 46 Carapaz, 1,06 Goudou e solo 1,57 troviamo il nostro Hindley, poi tutti gli altri ancora più staccati, addirittura 2 minuti da Hindley e Connor. Perdiamo la gialla, se la prende Pogacar. 25 secondi su Vingegaard, 1,51 su Goudou, 1,53 su Hindley. 1,53 inizia ad essere veramente un bel distacco. Non lo so, non dico che è impossibile, ma sarà veramente dura perché poi c'è anche la cronometro che va a nostro sfavore. Quindi boh, non lo so. Vediamo un attimo le prossime tappe, diamo un'occhiata. Dov'è che possiamo guadagnare? Ci servono i picchi buoni per guadagnare. Se non abbiamo culo con i picchi di forma, sarà molto difficile provare a vincere questo tour. Perlomeno comunque tentiamo di far podio, che era l'obiettivo un po' iniziale con Hindley. Quindi si tenta di arrivare terzi. Per ora c'è Goudou, però siamo solo a 2 secondi, quindi è tutto apertissimo. Io vi ricordo che oggi pomeriggio ovviamente siamo in live con il Tour con la 1X, dove giocheremo questa tappa e sono curioso di vedere cosa succede, perché nella 1X abbiamo pure Johannessen che è raffreddato, cioè c'ha il virus, quindi figuriamoci, sarà un calvario anche lì. Poi facciamo sempre il tour con la Jumbo su Pro Cycling Manager e poi in teoria oggi pomeriggio si va in una puntata interessante, in una live interessante, perché andiamo ad iniziare veramente la nuova stagione del Pro Team, dove abbiamo tanti obiettivi come tentare di vincere una tappa con il ciclista che costa zero nel Pro Team, ovvero tu, si chiama tu e costa zero, e poi abbiamo anche da provare a vincere il Tour de France con Geraint Thomas. Vedremo se sarà possibile. Ora, oggi non penso che faremo già il Tour de France perché siamo proprio all'inizio, dobbiamo finire la Tour de Provence, poi c'è Parigi-Nizza, le classiche, il Criterium, la Braze, quindi prima del Tour ce n'è, non credo di arrivarci oggi. Però, attenzione, perché noi dobbiamo tentare di vincere appunto quella tappa con tu e quindi già da adesso ci dobbiamo magari impegnare. Quindi mi raccomando, vi aspetto in live, è sempre finito il Tour Reale, poco dopo, quindi verso 5:30-6 siamo in live. E nulla, ragazzi, a dopo. Ciao ciao.